Ciao a tutti, un nuovo video. Se non muoio perché ho la tosse tantissimo e ho anche pochissimo tempo per farlo, approfitto di questo momento per fare un video, spero breve e un po' particolare, nel senso che sempre più spesso tramite messaggi di posta mi arrivano, delle domande sul, mi racconti come si entra a far parte del mondo pagano, come si fa ad avere il tuo livello di conoscenza, che poi non è così alto, ragazzi, e mi puoi spiegare, mi puoi insegnare, mi puoi. No, non è una cosa che si può spiegare tramite un messaggio, non è neanche una cosa che si può spiegare tramite video. Io a settembre saranno, credo, 14 anni che mi sono avviata nel sentiero neopagano, e in questi anni ci sono stati tanti cambiamenti nella mia pratica. Sono partita dalla Wicca, perché era quello che c'era quando io ho iniziato, era la fonte più, l'unica forse, anche perché insomma le fonti un po' più ricercate, lo sciamanesimo non era ancora conosciuto e compreso in questo panorama spirituale. Io parlo del contesto italiano che vivevo io comunque. Altre tradizioni iniziavano ad affacciarsi, ma non erano di così facile reperibilità. Insomma, se uno andava in biblioteca o cercava qualcosa inerente alla stregoneria su internet, la Wicca diciamo che era l'unica alternativa proposta. Anche i forum che c'erano in giro erano soprattutto principalmente sulla Wicca. Io mi ero iscritta a wicca.it, che era il forum più grande, più importante del genere. Le manifestazioni che c'erano erano comunque, allora, tipo il Pagan Pride che si tiene a Roma erano impronta Wiccan, eccetera, eccetera. Appunto, negli anni sono cambiata tanto, sono venuta a conoscenza di tante altre realtà, altri tipi di cultura, altri tipi di paganesimo, di neopaganesimo, di tradizioni spirituali, di percorsi che bene o male portano poi tutti alla stessa realtà, cercando man mano di migliorarmi, di conoscere più cose, ma soprattutto andare incontro a quelle che sono le mie esigenze, alla persona che voglio diventare, alle pratiche che voglio imparare a eseguire, e a tutto questo genere di cose qua, no? Che compensino e sì, realizzino insomma quella che sono poi io. Ed è una ricerca continua, perché appunto entrando poi nel panorama ciao Logan, entrando appunto dicevo nel panorama nordico e norreno, e le fonti sono più in lingua straniera che in italiano. È diciamo una cosa abbastanza recente, che sta diventando anche quella un po' di moda, una moda che sta già passando. Comunque, tutto questo genere di cose qua. E come sono arrivata al punto che voi riteniate a cui io sono arrivata? Perché appunto voi mi fate sempre tanti complimenti, mi dite che so sempre un sacco di cose, in realtà non è vero, ed è anche un po' il motivo per cui ho smesso di fare video dove vi parlo di determinati argomenti specifici, e preferisco parlarne magari sul blog, perché scrivendo divento più riflessiva, posso sempre rimetterci mano, mentre un video capita praticamente sempre che se io lo vado poi a rivedere non sono soddisfatta di quello che ho detto, e su quell'argomento si potevano dire tantissime altre cose. E siccome questo genere di video spesso veniva anche frainteso come sapienza fine a se stessa, nel senso che da alcuni non erano prese questi video come se fossero un input perché poi voi ampliaste una ricerca o iniziaste una ricerca personale, ma come quello e quello e basta, insomma, ho deciso anche appunto di lasciarli un po' stare, no? Ma proprio perché non mi soddisfavano me personalmente, poi a distanza di anni diventano ancora, scusate, ancora più brutti, eccetera, no? Però appunto, per arrivare a la conoscenza, per imparare a come immettersi su questo cammino, che cosa fare, come armarsi all'inizio, ma anche come proseguire, dove indirizzarsi, a cosa interessarsi, capire qual è la vostra natura e le vostre propensioni, non potete far altro che informarvi e leggere. A meno che voi non veniate in contatto con una congrega e con una persona che è disposta a insegnarvi, cosa di cui io però diffiderei ampiamente, perché
quella persona può darvi semplicemente la sua conoscenza nell'ambito in cui, tra virgolette, si è specializzata lei. È come se io vi dovessi insegnare un percorso spirituale, influenzerei per forza il vostro percorso, disegnandolo un po' come il mio, e magari non è giusto perché voi magari avete una pratica totalmente diversa da me, magari voi con l'esperienza di anni realizzerete poi che, non so, appartenete al Pantheon celtico, siete più attratti appunto dalla tradizione celtica piuttosto che quella italiana, piuttosto che quella greca, romana, egizia, bla bla bla, così rispetto a quella che magari seguo io. Quindi l'unico modo è veramente leggere, informarsi, soprattutto quei libri, con libri e titoli che potete trovare in giro, che sono magari rinomati e consigliati da più di una persona, quindi non soltanto eventualmente da me, e attraverso molta, molta lettura, anni di lettura, voi potete appunto iniziare a delineare un vostro percorso e a conoscere questo percorso. Io consiglio sempre di partire dalla Wicca, ma semplicemente perché e di facile comprensione. I libri come L'arte della strega, L'arte della magia, Wicca, Il praticante solitario, questo genere di libri qua, è davvero scritto in modo molto semplice, di facile accesso per qualsiasi persona dalle scuole medie in poi, no? E spiegano a grandi linee qualcosa che poi può essere valido anche per il vostro futuro e che può poi essere compreso in un modo un po' più profondo, aumentando, diciamo, l'intensità dei concetti di lettura. Ho fatto video di recensione su questi libri dove consigliavo libri ai neofiti. Ogni volta che qualcuno mi scrive da che libri iniziare o non so come iniziare, io consiglio questi libri qua, nonostante io non segua più la Wicca, ma perché secondo me danno un'infarinatura generale giusta per farvi capire quantomeno se questo percorso fa per voi o no, nel senso che spiegandovi il concetto di Dio e Dea, anche se è soltanto un concetto di dualità nella Wicca e non aperto molto al panteismo, ma è sempre una roba che potete affrontare poi più avanti con un po' più di esperienze, un po' più di basi, la concezione degli elementi, di come lavorare con la natura, di concepire che cos'è un incantesimo, come funziona, che cos'è in realtà la magia, come bisogna lavorare, come bisogna trasformarsi, iniziare a pensare, a vivere le giornate, perché questo poi diventa in sostanza le persone che siete, non è soltanto una parte della vostra vita, farà parte poi a 360 gradi della vostra quotidianità, anche quando non pregherete, anche quando non farete nessuna celebrazione, eccetera. Lo stesso appunto vi danno un'infarinatura su che cosa sono i sabba, che cosa si fa durante i sabba, le lune piene, perché si celebrano, come vengono celebrate, vi danno degli spunti appunto anche sull'iniziare qualche pratica come incantesimi per la fortuna, per la prosperità, iniziare a utilizzare un po' le erbe, le corrispondenze magiche, dei colori, quindi l'utilizzo delle candele, l'utilizzo delle erbe, l'utilizzo dei cristalli, quindi sono dei piccoli manualini che vi indirizzano in questo mondo. Magari leggendo una di queste cose voi capirete che non fa per voi, che sono cose in cui non riuscite a crederci o che sono troppo impegnative o che esulano totalmente da quello che voi vi immaginavate. Però la soluzione, ragazzi, in sostanza, per sapere come si fa a poter arrivare al punto di parlarne e rendere questo la vostra vita è studiare, come in tutte le cose, come dire, chiedere a una persona che è in questo mondo e che pratica e che è pagana, chiedergli come si fa è esattamente come andare da un medico chirurgo a chiedergli mi spieghi come fai a operare o mi insegni a operare. No, non puoi, devi fare l'università di medicina e fare tutto il percorso che va fatto per diventare un medico chirurgo poi specializzato appunto nella chirurgia di un certo tipo. Perciò questo non è un invito a non chiedermi più questa cosa, è più che altro un video che vuole magari essere una risposta a tutti quelli che si pongono questa domanda. Dovete purtroppo comprare i libri. Se non avete molti soldi, che comunque è il fatto di dirmi io non posso, è una roba che a me non piace tanto sentirla, perché l'io non posso non esiste quando uno vuole fare qualcosa, perché anch'io non ho lavorato, tuttora diciamo che non lavoro, però magari faccio dei sacrifici, magari non mi compro una determinata cosa, magari
magari aspetto Natale e faccio, o il compleanno e faccio queste come richiesta di regali. Se avete problemi nel tenere determinati tipi di libri, comunque c'è internet, su internet ormai si trova tutto. Piuttosto magari prendetevi un ebook reader, fate quella spesa lì e prendete tutti i libri che è possibile scaricare in ebook reader. Poi, insomma, bene o male, nell'era in cui siamo adesso, voi giovincelli o voi che vi approcciate comunque adesso, qualsiasi età voi abbiate, siete molto più fortunati di quanto ero io quando ho iniziato, perché quando ho iniziato io su internet, appunto, ripeto, non c'era tutto quello che si trova adesso, non c'erano tutta questa vastità di informazioni, di forum, di gente disponibile, di gente che faceva video, di video stranieri, video italiani, libri stranieri, eccetera, eccetera, e non c'erano i cellulari, non c'erano i tablet, quindi adesso voi avete veramente tantissimissimi modi per accedere e io mi chiedo, una persona che magari ha un abbonamento al telefono di un tot al mese per avere internet, beh, piuttosto se ci tiene veramente, si tolga l'abbonamento a internet e nel giro di un mese e mezzo si può comprare uno di questi libri qua. E lo stesso comunque, se non vi sentite di affrontare una spesa del genere, alcuni di questi libri è possibile trovarli gratis su internet ormai, tipo Il praticante solitario in giro si trova. Non avete un ebook reader dove leggere, non avete un iPad, fate la fatica di leggervelo al computer se ci tenete. Non volete comprare assolutamente i libri, è pieno di siti, di forum, di blog, di persone dove potete trovare delle informazioni, magari non sono filtrate come sul libro, quindi alcune possono essere corrette, altre c'è l'esperienza della persona dietro che magari vi indirizza a un certo punto, ma in sostanza potete farcela, potete informarvi, potete leggere un sacco, potete salvarvi file, portarli a stampare, potete stamparli con la vostra stampante. È ovvio che purtroppo vanno investiti anche un po' di soldi, ma per la cultura quasi sempre vanno investiti dei soldi. Diciamo che è come fare un'università. È un paragone un po' azzardato ovviamente, però per conoscere bisogna studiare. Se non si studia non si può conoscere, non potete aspettarvi che una persona ve lo possa raccontare in video come si fa, che ve lo possa raccontare tramite dei messaggi. Non posso, neanche volendo, neanche avessi voglia, neanche avessi tempo, essere un insegnante per un percorso spirituale tramite i network. O network tramite i social, volevo dire, non potrei esserlo neanche di persona perché è una cosa che dovete coltivare voi, dovete capire voi, dovete interiorizzarla voi, e lo potete fare solo nella libertà. Senza avere l'influenza di un'altra persona, perché tutti quelli che io ho conosciuto che hanno avuto un pseudo maestro nel loro percorso, alla fine sono tutte persone che hanno litigato con questa persona, che questa persona ha cercato di manipolare. Adesso io non è che voglio essere cattiva o disfattista, però sono realtà che succedono, perché siamo tutte persone, quindi meglio fidarsi a un libro, io credo. E cos'altro volevo dire? Appunto, con tutta la volontà che io posso avere, sono concetti che non vi posso spiegare tramite dei social o tramite dei video, perché non sarei esaustiva, anche cioè, a livello personale magari potrei, se passassimo dei giorni insieme, allora man mano magari mi viene in mente cosa mi sono dimenticata, potrei rispondere alle vostre domande. Però ci sono appunto i libri, per questo il mio fare video non è assolutamente intenzionale a volervi insegnare, ma più che altro a intrattenervi, a darvi degli spunti, a farvi conoscere magari delle cosine che sono già per chi ha un'infarinatura un po' più completa. In ogni caso, vabbè, voi continuate pure a farmi tutte le domande del caso. Quando riceverò la domanda, insegnami piuttosto che come fai a sapere tutto quello che sai o da dove iniziare, vi linkerò questo video sostanzialmente. Però questo è il segreto fra. Se voi vi mettete a studiare seriamente, a comprare libri, a conoscere e piano piano saprete da soli dove indirizzarvi, dove proiettare il vostro interesse, arriverete a un punto in cui saprete più cose di me e saprete gestirvi da soli, quindi saprete poi anche da soli come creare un rituale, come modificare un incantesimo, come creare dal nulla un vostro incantesimo, come lavorare con gli spiriti, come lavorare con gli antenati, sono tutte cose che progressivamente attraverso la conoscenza arrivano. È ovvio che non potete buttarvi a capofitto subito su qualcosa, ci sono delle sorte di livelli, no, da arrivare, appunto come un percorso di studio qualsiasi, non è che subito se volete fare il chirurgo vi danno in mano un bisturi prima,
iniziato a conoscere l'anatomia del corpo, eccetera, eccetera. E quindi piano piano tutti possono arrivare a quello che voi ritenete il mio alto livello, che vi giuro su qualsiasi cosa non è assolutamente alto, magari lo fosse. Vorrei essere molto più brava a parlare di determinate cose, saperne molto di più su cose che mi interessano e poterle donare anche a voi, ma non è così. E quando capita qualcosa di interessante io cerco di parlarne sul blog o tramite video per farvelo conoscere, anche quando non appartiene strettamente alla mia tradizione, come quando vi ho parlato delle ova, delle camlanie, delle rin, questo genere di cose qua. Però boh, e questo era tutto, quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!